Ci troviamo sul ponte di Nave Diciotti, è da qui che verranno coordinate le operazioni in mare di soccorso a un aereo ammarrato con 55 persone che poi diventeranno appunto i naufraghi da trovare. L'operazione è decisamente complessa, il numero di navi è elevato. Il linguaggio che queste navi parlano è differente perché sono navi non solo italiane, ma vengono da diversi paesi europei. Contestualmente alle ricerche in mare da parte delle navi, le ricerche vengono anche effettuate con elicotteri. Molti sono anche in questo caso gli assetti che vengono coordinati invece dall'aereo ATR-42 della Guardia Costiera. Tutti i naufraghi verranno poi riportati a bordo di Nave Diciotti, dove c'è il punto medico avanzato del 118, e da qui le operazioni verranno poi concluse e verrà effettuato un debriefing per cercare di comprendere quale sarà il prossimo passaggio per ottenere una operatività in mare che non sia più a livello nazionale, ma che sia sempre più a livello europeo. Le operazioni ormai sono nel vivo, i primi naufraghi sono già stati recuperati, alcuni sia da mare, alcuni con elicotteri, e a breve gli elicotteri arriveranno sul ponte di volo di Nave Diciotti e da lì appunto verranno presi in consegna dai sanitari del 118 per il primo triage.